Rilanciare lo stadio e con lo stadio tutta l'area di Via Firenze attraverso un'operazione pubblica o privata che ci consenta quanto prima di restituire alla città un impianto sportivo da troppo tempo chiuso, una nota stonata che va rimossa quanto prima. È un ragionamento totalmente sganciato dalla politica, quello dell'assessore allo sport Luca Vannucci, che riprende l'idea lanciata ieri su Notizie di Prato dal delegato provinciale del CONI, Massimo Taiti, di vendere lo stadio per consentire la riapertura dopo 3 anni e mezzo di completa inattività. Magari quella di Taiti è una provocazione, il commento dell'assessore Vannucci, ma è lo spunto per rimettere al centro una questione importante come la chiusura prolungata di un impianto che ha una funzione pubblica e che per questo motivo non può stare chiuso per chissà quanto altro tempo ancora. Occorre pensare seriamente al futuro del Lungo Bisenzio. Io non escludo nessuna ipotesi, sono pronto a valutare qualsiasi proposta, qualsiasi idea che possa rimettere in moto lo stadio con benefici per tutta la zona. Vannucci pensa a un primo rilancio in attesa di un progetto di più ampio respiro. Con una spesa di circa 35.000 euro, spiega, possiamo riaprire il Lungo Bisenzio e metterlo a disposizione di qualche società che ne abbia bisogno per le sue partite, per organizzare un concerto o un altro evento e in questo modo creare movimento. Nel frattempo dobbiamo creare interesse per la struttura che, non dimentichiamo, vanta una posizione strategica assolutamente invidiabile, a un passo dalla stazione, vicino all'autostrada, a pochi chilometri dall'aeroporto. Penso per esempio a certi centri sportivi che sono lontani da tutto e che pure funzionano. Una spesa di poche decine di migliaia di euro pare sia sufficiente a dare alla città un